Siamo nella sala Colella dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e ancora si sta svolgendo questo convegno che attiene la donazione di sangue. Un bel convegno organizzato da alcune associazioni di volontari. Il Naso Rosso per eccellenza, la clown terapia, la donazione di sangue come motivo principale del convegno, della discussione, il richiamo verso tutti a che si pensi un poco all'altro diverso da sé, il significato di dare amore ai bambini che soffrono. Dare amore significa anche donare il sangue, perché troppi bambini hanno necessità di fare trasfusioni e molto spesso il sangue è troppo poco. Posso? Certo. È un nasino. È di plastica, però ha un significato morale eccezionale. Qual è il significato di questo nasino rosso? Quello del clown? Del divertimento? No, del legame con la persona. Il naso rosso diventa un passaporto, mi piace anche chiamarlo, di prossimità all'altro. Noi lo facciamo alla nostra maniera, attraverso questo piccolo pezzetto di plastica, come ha detto lei, dove apre una linea di confine, è una linea di confine tra l'altro. Chi davanti a un naso rosso non sorride? Perché richiama all'ingenuità del bambino. Il bambino irriverente, però adulto, con la consapevolezza dell'adulto. Io dico sempre, diventiamo padre e madre di noi stessi. Facciamo scorrere il bene, cerchiamo di creare un debito d'amore verso l'altro. Donare il sangue ad un bambino che soffre crede che sia dovere di tutti. Sì, penso che sia così. Diciamo che la donazione, io come ho detto prima, la ritengo un impegno e una condizione alla quale tutti noi dovremmo fare riferimento, perché è un fatto culturale. Togliamoci di dosso questa cosa, è un fatto culturale, noi dobbiamo diventare preparati rispetto a delle problematiche sociali che possono coinvolgere tutti e quindi tutti siamo. Diciamo, dobbiamo essere un poco più altruisti. Dobbiamo essere un poco più altruisti, un poco più. Convegno tecnico-scientifico, si danno delle informazioni di base proprio per far capire ai non addetti ai lavori qual è l'importanza di questa donazione e quindi del sangue stesso. Purtroppo c'è bisogno di tanto sangue, non ci sono, diciamo, le scorte sufficienti per garantire tutti quelli che ne hanno bisogno. Devo dire la verità, da quando c'è il dottore Carmine Oricchio si è incrementato tantissimo questo tipo di attività. Noi oltre sul centro di Nocera, di Pagani, c'è anche un centro, addirittura noi abbiamo una unità di raccolta sangue anche sull'ospedale di Sarno, che ci consente appunto di accogliere anche donatori dell'ospedale del territorio di Sarno. Io ammiro molto quindi il senso quindi del volontariato, perché anche quindi le associazioni quindi che si dedicano a tutte attività, non solo quindi quella della donazione di sangue, anche per esempio in questo caso, in questa giornata partecipano, perché sono dedicate anche ai bambini, perché c'è il coinvolgimento anche del reparto di pediatria, quindi del clown therapy. Clown è il trasferimento dell'amore ai bambini, perché loro si trovano in una situazione di disagio. Chi naturalmente purtroppo si trova in una situazione di neoplasia, quindi bambini che dovranno affrontare un calvario, chemioterapia e tutto. L'amore che questi volontari danno, mettono a disposizione del proprio tempo a questi bambini, veramente è encomiabile, quindi dovrebbero essere premiati ogni volta.